Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Super Robot Wars 2. Continuiamo dall'episodio 13, che è questo. Preparativi completati, iniziate il controllo alla rovescia. Fa, vedi i nemici sul radar? Ehi, fa, segnali ostili? Ah, oh, Capitano Bright, non c'è niente sul radar. Fa, cosa c'è che non va? Fa, ehi, tu scotti! Sto bene. No, non sforzarti, vai a riposare, questo è un ordine. Capitano Bright, capito, Capitano Bright. Judo, porta Fa in infermeria. No, che sei uno dei migliori. Non mi sorprende, ha lavorato duramente. Segnale del suo radar, è il nemico. Grande Seabook. Non ci voleva, conto su di voi. Proteggetela, Nael Argama. La New Argama, ovviamente, con Scirocco Shadow. La missione 13, l'episodio 13 appunto, e noi siamo in mezzo. Obiettivo la Nael Argama, quella nave è il centro di comando del gruppo. Puru, mostra la tua forza. Sì, Lady Aman. Chi sta chiamando? Hai sentito Camille? Sì, Amuro, l'ho sentito. Judao, tutto bene? Sì, come se qualcuno mi stesse chiamando. Pare stiano cercando la lunghezza d'onda di Judao. Che sensazione strana. E questa è un piccolo... informazione che viene data in questa missione, dove la meta è battere i nemici e non perdere la Nael Argama. Quindi in realtà l'Argama non si può muovere in questa missione, come nella missione scorsa in realtà, dove c'era la nave, come si chiamava la nave della volta scorsa, quella specie di sottospecie di cosa che poteva curare gli altri, che non doveva essere distrutto, si chiamava la Medea, credo proprio di sì. Non possiamo muoverci, abbiamo tutta quanta l'unità che avevamo la volta scorsa, abbiamo lo Psycho Gundam, abbiamo il Psybuster, abbiamo ancora Boss insieme a noi, e tra l'altro lei, se non la reclutiamo, non ce l'avremo, e quindi è una piccola cosa interessante. Siamo circondati da dei Atene, questi sono nuovi, e qua c'è Papimus Scirocco. Per quello c'è quel Scirocco. C'è Rekkoa da questa parte, da qua c'è Sara Zabiarov. E davanti a tutti c'è Jared. Un'altra volta, questa volta c'ha un coniglio gigante, come potete vedere. Belli i colori scelti. Bound e Doc, che ha 1000 di energia. Qua sopra invece ci sono dei mostriciattoli, ci sono due Gazza e un Jaraga. Questo è un pochino più forte, ma abbastanza battibile. Qua sopra invece abbiamo il Kubelei, pilotato da Aman, che ha il funnel, quindi può sparare da lontano. E poi abbiamo Elpeo Puru. Elpeo è un personaggio che tecnicamente possiamo interagire con Judao, quindi semplicemente quando si avvicina possiamo parlarci. E poi abbiamo lo Zack di Zack Terzo, pilotato da Maximilian Sello, se non mi ricordo le traduzioni quella. E poi abbiamo ancora dei Dryson, che saranno invece carne da macello quando vengono da noi. Però noi abbiamo anche un sacco di unità nuove. Se vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo recuperato il New Gundam, il Grande Mazinga e anche il Getar G. Quindi semplicemente faremo un po' di... soprattutto difesa. Difesa! Vediamo chi sa la citazione di questa cosa. Andiamo a trasformarci col Goldrake, che può combattere da lontano. E lo mettiamo qua. Avete visto che c'è anche Goldrake ha una differenza. Non è più in che si trasforma nell'UFO volante, ma si trasforma nel Goldrake 2, che ha appunto le ali anziché essere la cosina volante. So che non c'entra nulla con i robottoni, ma ho sempre voluto chiederti quali sono le tue razze preferite all'universo di Warcraft. Le mie sono e quindi Morlock e i Troll. La mia credo siano gli orchi, semplicemente. Basta, non mi piacciono tanto le altre razze in generale, però credo siano proprio gli orchi. Quello è Amuro, che ha il... No, non è l'RX-78-2, è il New Gundam. Non è l'RX-78-2 questo. Lo Zeta Gundam può attaccare da lontano nell'altra forma, se non mi ricordo male, quindi facciamo pure una trasformazione anche sua. Dovrebbe avere, sì, al missile, quindi lo lasciamo lì. Boss purtroppo non può fare granché. Grande Mazinga lo spostiamo qua. Tu puoi spostarti qua. Il Getar Dragon, in realtà il Getar Dragon lo possiamo far diventare il Poseidon, così vedete anche la nuova trasformazione.
Boom boom. Così vedete il Poseidon. Bellissimo. Sembra proprio un toy da quel punto di vista. Il ciclone Getta è al missile dorsale, quindi può sparare i missili da lontano. Lo muoviamo qua. Si vede, si muove pochissimo il Poseidon, però. Ci sta. Tu hai forma. Anche tu ti trasformi nella cosino volante. Termine tecnico, cosino volante. E tu vai qua. E direi che siamo a posto con tutti, perché almeno qualche attacco da lontano ce l'abbiamo. Quindi direi di fare fine turno e vediamo pure che cosa succede. Aspettiamoli che ci vengano incontro, soprattutto questi Drysen, che attaccano purtroppo lui, che si becca un po' di legnate. Però vedete che in questa missione, a differenza delle altre, non abbiamo modalità di cura normali, perché non abbiamo il solito Metus che ci dà una mano. Quindi in questo caso sarà un po' un controllo dei danni abbastanza cospicuo. Camillo, ci rivediamo! Solito Jared che rompe le scatole. Qua Puru viene verso di noi e noi dovremmo tenere testa anche al Puru. Se non sbaglio, adesso ci sono anche dei rinforzi o qualcosa del genere, o roba simile. Allora, intanto vediamo di iniziare con una bella cannonata direttamente su questo, che adesso ha un cannone ancora più potente se riesce a colpire, però 60% è un po' poco, però 223 danni, come potete vedere. Tu puoi fare il 6 flash da qua, colpisci tutto quello che c'è intorno e fa comunque 160 danni, quindi conviene usarlo quasi sempre. Tu dovresti, non ce la fai perché 1, 2, 3 in realtà è una gittata molto ridotta, quindi forse tu dovresti andare al posto suo. Però tu hai comunque il raggio ciclonico che puoi fare da qua, che è doppio questa volta. Fa 157, cazzarola. Boss? No. Intanto vediamo di... questo ha 300, quindi qua c'è il New Gundam che può fare il Fin Funnel. Possiamo farlo anche molto lontano, ma facciamolo qua. E così va il nostro drone che distrugge tutto. Poi tu... anche tu puoi fare forma in realtà. E trasformarti nell'uovo di Fabergé volante. E da qua puoi sparare con il cannone qua. 86% di colpire. Questo quanto danno fa? 171, ok, più o meno per sapere l'ordine di grandezza. A questo punto il grande Mazinga mi sa che viene, no, non qua esattamente, ma un po' più in là. Tu puoi attaccare da lontano, sì. Allora G-Fortress lo possiamo attaccare con i missili qua. Boom, vediamo quanti danni gli facciamo. 124. Proviamo ad attaccare con boss. Proviamo, è al super pugno robot adesso boss. Facciamo anche un salvataggio che non si sa mai. Quindi super pugno robot colpisce ancora di meno, come potete vedere. Infatti faremo difficoltà a colpire qualsiasi cosa con lui, però quando funziona, funziona bene. Qua blocchiamo magari con i nostri due robot fighissimi. Adesso il Mazinga ha la spada diabolica e il pugno atomico, che come vedete fanno molto molto male e hanno anche una mira bella alta. Quindi il pugno atomico, che appunto è il pugno che ha le lame intorno e anche il rotante, quindi bel male, fa 200 di danno. A questo punto tu ti puoi ritrasformare, questo è di terra, quindi sì, trasformiamoci nel Getter Raiger o Liger a volte con la L anziché la R, e questo è il Getter 2, quindi la versione terrestre con il trivellone, può fare anche le torte al volo praticamente perché mescola benissimo. Ha la catena d'attacco, quindi spara la cosa, e poi può sparare anche il Raiger missile a volanti, se non mi ricordo male. 100%, vedete che ha la catena e fa comunque 200 danni, quindi niente male da quel punto di vista. Ci prendiamo però una bella schivata come se non ci fossero domani. L'F91 purtroppo non si può trasformare, quindi siamo un po' bloccati. Ah no, non siamo bloccati, perfetto. Questo è Judao, giusto? Non mi ricordo mai se è Seabook o Judao, ma credo sia Seabook in realtà questo. Dovrebbe bastare la spada, quindi usiamo la spada su questo. Questo è Seabook, ok. Non basta la spada, avrei dovuto forse usare quell'altra. E a sto punto attacchiamo con il Wave Rider, con l'MP cannone qua. E mi uccide quello. Perfetto, è livello 23 anche per Camille. E infine abbiamo il boss che a sto punto viene, non può neanche venire lì, quindi vieni qua. Dobbiamo stare attenti che qua cominciano ad arrivare di già, ma intanto la cara di cannone che c'era in basso a destra, vedete che già è questo. Scirocco, che problemi hai? Che cosa stai aspettando? Ho cambiato idea, torno indietro. Stai scherzando, Scirocco? Che ti passa per la testa?
credimi, non vuoi saperlo. Scirocco, io resto qui, ho un conto in sospeso. Fai quello che vuoi. Sara, Recco, andiamo. D'accordo. Sì, Lord Scirocco. Avrei dovuto sapere dell'inaffidabilità di Scirocco. Via, schiacciamoli. Lasciateli a me, Lady Aman. Ma Shmir e Cello batterà i vostri nemici. Eh? Cosa succede ai nemici? Tu vai attaccare direttamente lui. Ah, giusto. No, ok, è un Drysen. Pensavo fosse l'altro, ma... Judao si becca un po' di colpi, ma adesso vediamo di intervenire anche noi. Ah, tu puoi attaccare da lontanissimo, cazzarola. E mi becchi il nostro Saibuster, gli fai 100 danni. 175 danni. Adesso direi di spostarci tutti sulla sinistra, perché praticamente adesso non c'è più niente. E lasciamo Judao in portata della cattiva. Vedete che loro proprio se ne vanno via allegramente, ed è una cosa che succede, per quello la missione si chiama Scirocco Shadow. Chissà come andrà a finire questo scontro, mi piacerebbe tanto vederlo. Chissà come mai se n'è andato via. Per chi conosce, insomma, da dove deriva a Scirocco, magari si è fatto già un'idea. Lo sciroccato. Attacchiamo questo. 1000 di energia, vediamo se riusciamo a fargli un po' di danno. Ah, 207, perfetto. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Tu vieni qua e ti metti qua e ti metti a fare un bellissimo side flash, così colpisci tutti quelli che hai vicino. Colpisci anche quello là sotto, wow. Quindi ho fatto l'on plan. Tu quanta energia hai? 78, ok. Quindi in teoria potrebbe pensarci l'F91 che viene qua. L'F91 ha così tanta velocità, come mai? Credo semplicemente perché è veloce di suo, perché in realtà non ha avuto miglioramenti. Livello 23 anche per lui, perfetto. Poi. Allora, se tu hai un'arma che è il funnel, che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vuol dire che loro due sono gli unici due che devo per forza spostare. Quindi a questo punto tu vieni qua. Tu, Judao, ti trasformi. No, Judao, Camille, ti trasformi. Sono talmente tanti Gundam che non mi ricordo più neanche i nomi. Tu hai 300 di energia, quindi ti metto... non ti metto lì, boss, non può fare un cacchio, quindi vieni qua. Il Getter, come ho messo, 600, quindi tu ti trasformi nel Getter Dragon che si muove. Così vedete anche il Getter Dragon, effettivamente, questa statua della libertà russa, praticamente, che con le cose fighissime. Il Getter Dragon lo possiamo muovere allegramente qua. Gli facciamo attaccare al Tomahawk rottante e il raggio Getta, che però fa malissimo, fa più male di qualsiasi altra arma che abbiamo finora, praticamente, perché fa 299 a terra, però ha mira 80, quindi se riesce a colpire, sì, se non riesce a colpire, va bene lo stesso. 209 danni, ok, quindi in teoria potremmo tentare il colpaccio facendo un valore, quindi danni triplicati, facciamo 600 danni al ragazzino qua sopra e vediamo se funziona. Raggio Getta, vai, babam! Uccidiamo? 627 danni, perfetto. Ottimo, e continuiamo con lo Psycho Gundam che mi fa un cannonazzo qua. Lo uccidi? 155, perfetto. 1800 di esperienza, lo Psycho Gundam sale a livello 27. Tu allora ti puoi... Cosa facciamo? Tu devi rimanere di là. Tu puoi attaccare da lontano? Purtroppo no. Il problema del New Gundam è che bisogna muoverlo vicino, e se da vicino può usare solo la spada laser, quindi non è che sia fortissimo da quel punto di vista, ma comunque fa 160 danni, quindi questo era messo maluccio, quindi ce l'abbiamo fatta. L'altra c'ha 124 e questo c'ha 200 di energia, quindi in teoria Goldrick ce la fa ad arrivare lì, anche nell'altra forma? Se ce la fai arrivare nella forma normale... No, non ce la fai nella forma normale. Allora, ti ritrasformo nella tua forma volante e a questo punto vai qua sopra. E adesso devo decidere se farti attaccare questo o questo. Andremo con questo. E dovrebbe essere un'altra uccisione. Perfetto, pochissima esperienza, ma va bene. E poi abbiamo lo Z Gundam che ritrasformiamo... No, sì, no. Sì. Ritrasformiamo nella cosa normale, mettiamo qua per bloccare la cosa e fai attendi e basta, e tu ti sposti leggermente indietro. No, direi che può bastare così come situazione, quindi lontano da te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siamo una cosa alle distanti, quindi andiamo pure avanti di un turno. Dovrebbe essere una missione molto corta in realtà questa.
Tu attacchi, ma non dovrebbe essere un problema. Non posso controattaccarti, mi fai solo 80 danni. Tu adesso ti avvicini e finalmente possiamo parlare. Mashmirsal è qui. Adesso vediamo che arriva anche questo bossetto. Tanto il nostro amichetto vendicativo l'abbiamo già disintegrato. Prendiamo Judao, che sta nello ZZ, e lo muoviamo qua. E come potete vedere può fare parla. Cosa? Sei una bambina? Che? Ehi, non chiamarmi bambina, razza di vecchiaccio! Vecchio, guarda che ho solo 15 anni, il mio nome è Judao. Ciao, ehi Judao, vuoi giocare con me? Sono Puru, è il Peo Puru. Cosa? Giocare? Ehi tu! Ehi tu porco, leva le mani di osso. Puru, cosa stai facendo? Uccidilo! No, voglio giocare con Judao, zitta vecchia strega. Vecchia, un problema con la manipolazione mentale. Puru, lui è il nemico. Lui non è il nemico, lui è Judao, giusto? Giusto, non si tira quella vecchia strega. Andiamo a giocare, ok, Puru? Sì! È il Peo Puru, non mi lasci altra scelta. Attivare l'autopilota del robot. Puru, ritorna! Judao! E quindi se ne scappa via. Anche se abbiamo rotto il controllo mentale. Cosa? Non posso muovermi. Che succede? Muoviti, stupido robot! Dove vai? Ehi, non da quella parte! E se ne scappa via. Quindi abbiamo sconfitto un nemico semplicemente andando a parlarci, ed effettivamente Judao e Puru sono collegate e le ritroveremo anche tra qualche episodio, non mi ricordo quando esattamente, ma sicuramente abbastanza presto. Qua abbiamo, tu che hai 200 di energia, come sono messe le mie unità a livelli? Quello che hai messo peggio è la Nea Largama, ce la fai attaccare da qua? Ce la fa attaccare qua, da qua. Ok, quindi proviamo a distruggerlo con la Nael Argama. Quindi qua andiamo coso ciclonico, vediamo se riusciamo a dare un livello alla Nael Argama che ci serve. Quindi andiamo di azione MP cannone qua, salviamo un secondo, vediamo se funziona, se no torniamo indietro e facciamo un attimo un'altra cosa. Perfetto, così anche tu sali finalmente a livello 18 con calma, arrivi a livello 20 e qui abbiamo finito tutto, quindi semplicemente mancano questi due che si stanno avvicinando, quindi aspettiamoli, accogliamoli a braccia aperte e soprattutto a cannoni spiegati. Bravo, bravo, vieni ad attaccarmi lì che adesso ti posso bloccare. Mi hai fatto malissimo, spero che tu non abbia il doppia capacità, però ti ho anche tornato un bel colpo. Allora, la Nael Argama la continuiamo a far, anzi forse gli diamo il colpo finale, quindi aspettiamo un attimo. Tu puoi venire allegramente qua e sparare col tuo fucile laser, quasi quasi facciamo i fighi e facciamo anche, visto che ci possiamo fare un bel danno triplicato, andiamo di qua, facciamo una gadangada di brutto col fucile laser con il nostro Seabook. Grande Seabook, 500 danni. E ce ne prendiamo 96. Vai Argama. Hai qualcosa di interessante Argama? Un cacchio, bene. MP. Papam. Vediamo se 36% di colpire. Ma ce la fa, grande! E un altro, altri tre livelli. Wow, complimenti. Vediamo se il prossimo turno l'Argama ha guadagnato qualcosa. Adesso c'è semplicemente da beccare il Kubelei, che è l'unico rimasto. Quindi magari facciamo un giretto veloce per andare verso di lei. Prendiamo un po' delle unità volanti magari, perché tu ci metterai 5 anni per arrivare da lei. Non dovrebbero esserci altri rinforzi, quindi qua il Goldrake 2 possiamo farlo volare di qua. Goldrake ha un bel po' di energia. Mazinga dovrebbe riuscire anche lui a volare, quindi portiamolo da questa parte e ci portiamo anche il Getter Dragon. Così allegramente le andiamo vicino sotto a disintegrarla. Ah no, ci sono i rinforzi. Cavolo, mi ero dimenticato questa piccola parte. Va bene. Sono degli scimmioni, cosa sono? Ah, dappertutto arrivano. Beh, questi sono dei gladiatori, quindi non dovrebbe essere difficile. Però il problema è che attaccano tutti lui. 2% di colpirmi. Grande! Tu non puoi attaccare. Tu non puoi attaccare. Bravissimo. Questi scimmioni qua. Ok, mi vengono incontro. Adesso vediamo quanto forti sono. Pa pa para. Tu attacchi da questa parte. Hai 2000 di energia. Wow. Però 156. Però lei può attaccare due volte, che non è granché come cosa. Allora, ne allargama, vai di MP cannone su uno di quelli che becchi. Becchi quello più lontano magari. Hanno 630 di energia ciascuno, quindi vediamo di usare magari. In realtà tu puoi fare, facciamo un attimo un salvino, perché in teoria tu dovresti avere attacco.
No, attacco colpisce, no. Paparaparapa. Vediamo se funziona così. Sì, i becchi soprattutto. 129. 193. 129. 129. Perfetto, becchi tutti quelli che mi interessano. Ottimo. E questo l'abbiamo fatto. Poi, tu quanta energia hai? 400. Tu hai anche la furia che fa danni a tutti, quindi falla. Vai boss. Ha fatto 30 danni a uno, vabbè. Ok. Questo come ha sistemato la situazione? Tu hai ancora 200, tu hai 300, tu hai 180. Boh. Voi cosa siete? Siete dei King Gori, quindi sono veramente dei gorilla. Tu hai 600 di energia. Questi hanno portato a 1 comunque. E tu hai 700 di energia. Tu hai 1800 di energia. Wow. Pochi ma veramente belli, belli attrezzati, mi sembra di capire. L'argama si è già mossa. Boss, hai altro da poter fare? Hai tempra eventualmente. Ma allora, boss, gli permettiamo di fare questo attacco qua col super pugno a quello che puoi vedere. Prova a colpirlo. Bravissimo. E uno lo eliminiamo con, a sto punto, lo Psycho Gundam, che ritrasformiamo nella versione terrestre. E piantiamo qua, che così non possono attaccare l'argama. E fai il cannone spargiletame qua. Hai 800 di energia, tra l'altro. Un tank incredibile, lo Psycho Gundam. Ah, più che altro è che è a livello 27, tipo. No. Quindi ha un sacco di energia per quello. C'è il Wave Rider che ritrasformiamo, però Wave Rider ha bisogno di cure. Quindi dovresti avere un SP, hai ripara, hai caos, hai valore. Potrei fare valore e poi usare te. Ce la fai a colpire quello in fondo? Sì. Quindi se usassi il tuo valore per attaccare col fin funnel questo, il 100% di colpi. Ah cavolo, non serve neanche. Ho fatto 600 danni, 500, esatto. E quindi in realtà potrebbe bastare mosse e danni raddoppiati. Se ho fatto i conti giusti dovrebbe funzionare. Giusto, no? Dovrebbe essere 200, 400, quanto? 350, che la metà è 27, 120, no, 105, 177, la metà, 170. 440, sì, ok. Quindi comunque non riusciamo a ucciderlo. Abbiamo bisogno di questo, facciamolo e uccidiamolo, perfetto. E questo qua, a questo punto, hai quanto di energia? 300, quindi tu devi fare SP, fai tu valore, e mi elimini questo con il fucile laser, e dovremmo eliminarlo, siamo a posto. Non può contrattaccare, quindi vuol dire che è morto. Perfetto, abbiamo finito il lato ovest. Il lato sud non esiste, quindi semplicemente voi due dovete intervenire adesso là sopra. Tu potresti andare ad attaccare, anzi te lo faccio fare, e hai anche un valore da fare. Hai anche Rissana, che non sarebbe male da usare, ma anzi hai Rissana da usare. Allora tu fai Rissana, perché così ti curi, perché hai bisogno di cure, e vai qua davanti e magari facciamo ritornare indietro gli altri, perché tu hai il massimo di energia. E il problema è che se adesso usiamo il fucile, probabilmente lei ci attacca due volte e noi non la colpiamo. Allora, abbiamo fatto 123, ne abbiamo presi 180, però sei abbastanza veloce, perfetto. L'F91 ci metterà un po', ma arriva. E adesso dobbiamo capire cosa fare con... Se tu sei di terra, in realtà io potrei muovermi indietro e cominciare a bastonarti da distante. A meno che non voglia andare proprio sotto, perché in realtà questi qua... Finché sono sulle montagne non mi danno grossi fastidi. Quindi potrei mettere Goldrake, lo trasformiamo. No. Volevo trasformarti nella versione volante, invece eri già nella versione volante. E che SP hai tu? Hai rabbia. Rabbia fa danni a tutti, però fa una cinquantina di danni circa, che non sono abbastanza. Tu potresti venire qua, ma non attacchi. Vorrei mettere i... Allora, o metto il Mazinga qua, che però viene attaccato, e il Getter qua, però viene attaccato, oppure tengo il Getter lì e lo faccio trasformare nel Poseidon e proviamo ad attaccare con
Poi Stima che cura un altro. Tu come stai? Male. Quindi fai Stima su Goldrake. Qua. Solo 50. Parola. E perché non puoi sparare? Ah, perché funziona solo in una determinata situazione. Vabbè, allora facciamo che tu ti ritrasformi nel Raigar e vai qua e mi vai di catena d'attacco qua. Ah, aspetta, forse da fermo può fare, sì, da fermo puoi fare il Raigar Missile. Ok, quindi attacchiamo qua, vediamo quanti danni facciamo se li colpiamo. 162, ok, quindi meriterebbe fare un valore se ce l'hai? No, perché non puoi farlo, ok, quindi vabbè. Colpisci con il Raigar Missile qua. Ah, può attaccare da lontano anche lui. Quanti danni mi fai? 230, cazzarola. Vuol dire che muore il prossimo turno. Vuol dire che muori il prossimo turno. Allora, forma Dragon. Il Dragon ha degli SP disponibili? Non ha degli SP disponibili, però ha più energia. Più o meno. Sì, perché non è ancora stato colpito. Allora, il grande Mazinga viene... Ah, cosa cavolo facciamo? Tu hai un SP... Hai forza, ok. Allora, Mazinga, zetto, esatto. Allora, tu ti ritrasformi, ti metti SP, ti metti... Avresti risana, però. No, allora usa risana. Ok, però sei troppo lento. Andiamo di boomerang elettronici. Vediamo quanti danni gli facciamo. Le facciamo. Facciamo 150 danni e tu me ne fai 172, però me le fai due volte. Quindi non è il caso di attaccare. E cosa cacchio faccio? Grande Mazinga, vieni qua. Oppure il grande Mazinga lo usiamo per far fuori questi. In realtà converrebbe stare qua sopra. Quindi tu vi... Allora... Tu ti ritrasformi. Ok, ho fatto tutto sto casino per fare la tattica iniziale. Quindi tu ti prendi, ti trasformi e ti metti qua. Bon. Tu ti prendi e vieni qua. E attacchi con il pugno atomico. 42% di colpire. 170 danni, bene. Ce ne prendiamo 100, però ci prendiamo due colpi. E non ci uccide se ci attacca di nuovo, perfetto. E poi ho bisogno di te che spari da lontano. Però hai anche bisogno di curarti, quindi tu non fai niente. E basta, finiamo il turno. Il prossimo turno decidiamo meglio cosa fare anche con tutte le altre robe che abbiamo. Tu attacchi il Psybuster, aia! Ciao, ciao Psybuster, è stato bello. Vabbè, avrei potuto attaccare un po' di gente, ma va bene. Tu attacchi Judao, che però riesce a resistere e anche a contrattaccare e a fare 119 danni. Tu non sei troppo lento. E tu sei troppo lento, perfetto. Quindi tocca di nuovo a noi. Tu non puoi attaccare, non puoi fare un cacchio. Quindi facciamo una ritirata. Tu però hai un attacco da lontano? Sì, hai il funnel. Cazzarola. Cazzarola. Allora, SP attacco. Allora, SP attacco. E tu fai l'SP attacco e fai il film funnel su di lei. Sarà difficile colpirla tanto, Tanto 100... Abbiamo fatto... Ah no, devo fare forza, no? Attacco. Azioni, fin funnel, su di lei, bla 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 bla. E l'abbiamo fatto 280 danni, tu rispondi al fuoco e mi fai 200 danni, ok. Poi, Camille, vieni qua. No, Camille, hai bisogno di trasformarti perché sennò il prossimo turno non fai niente. Quindi tu fai forma. In teoria potresti attaccare al posto suo. SP. Tu hai ancora valore. Quindi fai valore. E col danno triplicato mi fai il pugno diabolico qua. Che fa... Ha schivato. Maledetta. Tu puoi venire al posto suo, in teoria. Quindi il G-Fortress... SP, tu hai ripara e hai forza. Ok, il G-Fortress lo spostiamo qua. Al posto tuo viene l'F91 che è straveloce e hai anche... Basta.
non ce la fa arrivare fin lì. Parola. Boss, vieni qua, ci metterai un sacco di tempo per arrivare là sopra. Tu ti puoi trasformare Psycho Gundam e puoi venire qua sopra. Tu puoi venire qua in mezzo. Vogliamo farlo andare là in mezzo? Rischia tantissimo, però hai ripara. Tu hai ripara intuito. Devo mettere... Tu vieni qua dentro, così ti ripari un turno a sto punto. E mi sa che dovremmo fare un po' di ritirata. Il problema è che se mi colpiscono le alnee al gam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, è distante abbastanza. Quindi in realtà potrei fare anche lo scampone. Andiamo tutti dentro l'argama. Allora, se andiamo dentro l'argama, tu sei abbastanza resistente. Tu sei abbastanza resistente. Tu sei abbastanza resistente. Tu no. SP. Stima. Fai stima, però è abbastanza inutile. No, allora lasciamo Judao al suo destino a questo punto. Voi andate dentro. Facciamo un po' di ritirata. Aspettiamo che arrivino e poi li disintegriamo. Quindi voi andate qua dentro. Vediamo cosa succede il prossimo turno. Questo va ad attaccare e va bene, perché si mette anche in mezzo alle scatole. Mi fa 0 danni e si becca 113 danni. Tu attacchi boss. Perfetto, in realtà, perché è il nostro tank per eccellenza, boss. Si becca un sacco di danni, infatti me lo uccide. Però per un turno, diciamo, non ha attaccato nessun altro. Tu ti puoi muovere contro Judao, che non sta bene, ma non dovrebbe morire. Non sottovalutarmi! Il bello è che adesso i gorilla sono incastrati. Quindi, se noi con il G-Fortress andiamo qua dentro. Con... tu dimmi che ce la fai. Sì, con tu vai qua dentro. Il F91 è un po' incastrato. Lo Psycho Gundam invece ce la fa. L'F91 gli ho fatto fare un po' troppa... Però hai un SP... No. E ti mando... Ti mando qua. Ti beccherai un attacco da lontano, ma non dovrebbe essere un problema per te. Passiamo un altro turno. Tu non puoi attaccare ancora. No, hai azione in realtà. Puoi colpire qualcuno. Ah, puoi colpire uno di loro. Bene. Attacca. Boom. Per inefficace. Ha troppa difesa. Ha troppa difesa. Allora, questo farà fatica ad arrivare. Perfetto. Tu puoi attaccare lui e sappiamo che lo farai. Non puoi contrattaccare perché è troppo lontano. Quanti danni mi fa? 105, bravissimo. Quindi lei sta lì, quindi abbiamo un altro turno a disposizione per curarci. Grande, 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 grande. Seabook è fantastico perché mi ha permesso di risparmiare un altro turno. E tu puoi continuare a cercare di mattogliarli da lontano. È tutta tattica, è tutta tattica. Però loro non li possiamo colpire. Magari se abbiamo un culo ce la facciamo. No, inefficace lo stesso. Va bene. Andiamo avanti l'altro turno. Questi arriveranno piano, ma adesso abbiamo la cosa gigantesca che arriverà. Vediamo che cosa fai. Zoom. Ok, non si è mossa tanto, pensavo peggio. Detto questo, tu puoi attaccare con l'MP cannone lei. 20% di colpire. 204 danni, grandissima. Quanti danni mi fai? 200, però attacchi due volte. Aia. Ok, non conviene fare questa cosa. A meno che non la uccidiamo in questo turno. Quindi salvataggio sul 3 facciamo. Giusto per conferma. E adesso possiamo tirare fuori tutti che sono al massimo di energia. Quindi, grande Mazinga! Mazingo! Velocità massima. Azione, pugno atomico, pugno diabolico qua. Pugno atomico anzi. 37% solo. E che cazzo. Fuori. Allora. Psycho Gundam. Qua. Azione. Cannone, spargi tutto. Danni e te ne becchi 167 due volte perché è straveloce. Però adesso l'importante è cercare di circondarla e dargli un sacco di legnate. Allora tu vieni qua, Seabook. Non devo salvare adesso, devo ricordarmi che non devo salvare.
48% ha schivato. Parola. Vabbè, tutti fuori, ragazzi. Vugundam, vieni qua. Nugundam, no, Vugundam. The Getter Dragon. Quanta energia hai, Dragon? 610, ok. Quindi puoi andare di raggio Getter qua. Dovresti essere abbastanza veloce. Il problema è che non riusciamo a colpirla. Grande Mazinga viene qua. E tu sì che puoi attaccare qua a sto punto. Pugno atomico qua. 92%, bene. E prendiamo 86 danni. E poi abbiamo il Wave Rider che muoviamo qua. Il Camille. E poi abbiamo il G-Fortress che muoviamo qua. E poi abbiamo il Goldrake che viene qua sopra direttamente. Così difende la zona nord. Vai di lame cicloniche qua. Ok. Detto questo, adesso bisogna vedere se... Vabbè, lei mi attacca... Questo mi attacca lui che in realtà ha bella difesa e evita addirittura. Rispondiamo con 113 danni. Tu attacchi direttamente l'Argama, purtroppo. Me la distrugge? Beh. E quindi la missione è fallita. Beh. Quindi, ritorniamo dove eravamo. Quindi tu non attaccare. Siamo indietro di un turno. Quindi non possiamo attaccare perché se attacchiamo poi ci uccide in tre colpi e due ce li fa solo in questo. Quindi tu non puoi attaccare e basta. Poi. Fuori. Fuori chi? Salviamo di nuovo sul 3. Quindi abbiamo detto, tornando indietro di uno, l'F91 lo muoviamo qua. Partenza! E tu attacchi con la spada lei. È un po' più sicura di colpire. Perfetto. Per fortuna non mi fa troppi danni. Fuori il Nugundam viene... Ce la fa il Nugundam? Perché mi sembrava abbastanza veloce. Quindi proviamo a far attaccare lui con la spada. 112 danni. Vediamo quanto ce ne prendiamo. 172 per una volta sola. Quindi vuol dire che è abbastanza veloce. Il Getter Dragon invece viene qua sopra a sto punto. Direttamente e attacchi con il raggio Getta questo, che sicuramente è più facile da colpire nemici più grossi e ti dovresti prendere anche meno roba. Infatti addirittura l'ha schivato. E il grande Mazinga lo muoviamo qua sopra, quindi super robot che mi prendono i nemici più ciccioni. Invece il nemico più veloce va affrontato con i Gundam in questo caso. Poi abbiamo, chi abbiamo ancora? Abbiamo lo Psycho Gundam che può venire qua a fare da tank. Però è nella versione, diciamo, quella uova di Fabergé, quindi va bene lo stesso. E fai schiva. Brutta, però comunque resisti perché hai un sacco di energia. Poi abbiamo il Wave Rider che mettiamo qua. Questi sono i combattenti. No. No. Quello è il posto di Goldrake. Esatto, così mi blocca il gorilla e vai di lama ciclonica su questo. Perfetto. E poi i combattenti a seconda linea. Quindi che abbiamo il Wave Rider che mettiamo qua e Judao che mettiamo qua, in modo che anche sulle montagne dovrebbe avere un bonus di vantaggio. E tu non fare niente, anzi puoi in realtà fare qualcosa e puoi attaccare, però non lei ma uno di loro. Però è inefficace, giusto? Sì, quindi niente. Avanti! Adesso il prossimo turno dobbiamo usarlo per uccidere lei, perché sennò moriamo, perché adesso sicuramente andrà ad attaccare l'Argama, che è il suo... Esatto. È il suo obiettivo. Bisogna vedere se riusciamo a tirare via 1070 di energia. Perché tu puoi attaccare due volte e quindi mi intrippi tantissimo. Aiaiaia. Allora qua tu hai 200 di energia, mi attacchi il Getter risponde con 190 danni, tu ti sposti addirittura, bene, che così abbiamo un altro posto per attaccare in corpo a corpo. Bene, bene, bene. Ok, finito. Salviamo e ricominciamo. Allora, tu hai 1000 di energia. Tu ti puoi trasformare nella versione normale.
se sei più precisa, e hai un attacco che è un colpo sicuro. Proviamo ad attaccare normalmente col il cannone spargi schifo. Schiva. No, allora usiamo attacco. Andiamo di cannone spargi schifo. 100% di colpire. Però mi uccide così, no? 200 danni più 267. Ok, riesce a resistere. Bene. Poi, New Gundam ha un riparo e basta. Tu hai un riparo e basta, quindi sei arrivato anche tu abbastanza allo stremo. Andiamo di fucilata su di lei. 100, 117 danni. Non sarà facile, eh? Tu hai l'MP cannone qua. Che brutta cosa che è successa. Tu purtroppo non hai il fin funnel da poter attaccare, però. E solo ripara. Vai di spada. Che brutta roba. Il G-Fortress può attaccare con il missile. Proviamo a vedere, perché sennò mi sa che devo tornare parecchio indietro. Ah, basta schivare! 268, tu hai 85, quindi questi due sono praticamente morti. Sidebuster, non avere Sidebuster è un bel colpaccio, eh. Tu hai forza. Ok, quindi salviamo un attimo qua. Forza e danni raddoppiati, quindi ci salverà Goldrake se dobbiamo fare qualcosa. Raggio ciclonico, proviamo il raggio ciclonico. Allora, salva. SP, forza. SP, forza. Dai. Azione. Raggio ciclonico! Colpisci, colpisci, colpisci! Ah. Cerca di fare più ripara possibile a questo punto. Hai 40, quindi almeno 250 di energia riusciamo a tirare su. Dovrebbe permetterti di sopravvivere a due attacchi. Quindi avremo un turno in più a disposizione. Ok, quindi hai 400 di energia. Lei mi ha fatto 440 di energia tolta, una roba del genere. Allora, detto questo, chi attacca cosa? Intanto proviamo ad attaccare con il fucile di nuovo. Colpisci? Colpisci, perfetto. E tu mi colpisci e mi fai 170 danni. Poi, salva. Tu attacca con il missile, se no andiamo sotto di fucile laser, mi sa. No. Hai un SP decente? Hai ripara e hai forza. Quindi in teoria puoi fare danni raddoppiati. E ti sposto qua. Azione e vai di fucile laser qua. 28% anche qua. Forma. Trasformati nello Z. Andare. E puoi forza andare qua. Tu non puoi attaccare col fin funnel, quindi non serve, non vale neanche la pena. Tu prova a venire qua. E andare di mega fucile laser. 39%, dai. Di spada laser? 47%? No, nope. Impossibile. Cambiamo un attimo strategia. Allora, Wave Rider, SP non hai più niente. No, allora prova tu a attaccare a questo punto con l'MP cannone. 68%. Schiva anche 68%. Goldrake, a sto punto puoi andare qua e provare a fare le lame cicloniche da qua. Schiva anche quelle. Mi sa che schiva per forza un attacco, allora. Proviamo a trasformarci nel Raiger. E attaccare col missile. Non possiamo. Andiamo di catena. Catena d'acciaio.
96%. 172 danni, bene. Ci mancano 619 di attacchi. Tu vieni qua a questo punto e adesso proviamo il mega fucile laser. Grande! Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Mi disintegrano il personaggio, però direi che ci siamo quasi. Wave Rider, MP cannone su di lei. Forza! Sì! 150 danni. Goldrake? Raggio ciclonico! Vai! Fail! Danni raddoppiati! Vai! No! Mazinga! Vai! Grande Mazinga! Seconda chance! Vai! Allora andiamo di lame ciclonica qua. Ha schivato un 90%. Vabbè. E allora a sto punto proviamo. So che non funzionerà, però. No. Ah, giusto per sapere, magari sto facendo una cavolata. Proviamo a vedere un attimo quanti danni mi fa. Abbiamo perso comunque la missione. Arg! Shit. Proviamo a fare così? Inefficace, però almeno è successo qualcosa, quindi adesso possiamo provare a fare di nuovo il raggio ciclonico. Allora, riproviamo un attimo a fare l'MP cannone su questo, dai. Proviamo a trasformare te. Non è un attacco da lontano, però, non giusto? No, è solo il boomerang di gravità. Trasformati di nuovo. Azione raggio ciclonico. Vai! Risana? No, stima. Fermi tutti. Stima. Su l'anello argama. Aha! Stima. C'è ancora una speranza. Sì, c'è ancora una speranza. Salva. Azione. Raso ciclonico. Sbobam! Adesso funzionerà. No. C'è. Allora a sto punto fai azione, fai le lame su di lui. Non mancarmi il 90% però. No, ma baffanculo. Forma. Azione. Raggio antigravità. Raggio arcobaleno. Bon, livello 25 per il ciccio pasticcio. MP cannone su questo. Buttiamolo. Ok. Avanti un turno. Tu mi attacchi. What? Perché adesso improvvisamente ti metti. Ah, perché ha poca energia. Vabbè. Ciao For. È stato bello. Vabbè, quindi ho salvato l'argama in questa maniera. Solo durante il let's play succedono queste cose. Va bene, quindi questo ha 200 di energia. Cosa cacchio facciamo adesso? Allora,
dell'F98. Come siamo come esperienza? Adesso possiamo guardare quello. Lo Z ha bisogno di esperienza, la Nylar Gamma ha bisogno di esperienza. Proviamo a ucciderlo con la Nylar Gamma a questo punto. Tentiamo di ucciderla con la Nylar Gamma. 20%. (Ride) 5000 di esperienza, sale a livello 25. Disintegrata, ecco, grandissima. E quindi possiamo fare anche un lavoretto con Amuro dalla distanza di giustezza, che va lì e fa inefficace. A quanto pare resistono alle armi da distanza molto 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 bene, però non possono resistere una spadata nel collo direttamente, no? Che dite? Ho un pugno atomico in faccia. F91, a te l'onore. Anzi no, Giudao a te l'onore a questo punto, perché hai poca esperienza. Quindi vai pure tu con il tuo mega fucile laser. Dovrebbe riuscire a fargli danno. Oh, 139, 1400 di esperienza, un livello per te. E ce l'abbiamo fatta a finire questa missione senza doverla rifare da capo, che è forse la cosa più fastidiosa. Siamo riusciti a difendere la New Argama. Iniziamo i preparativi per il lancio. Salite! C'è il dottor Elon Musk che ci darà una mano. Bene! Basta. Era ora! Perfetto! Ok, avanti! Iniziamo! Bene! Sì! Ci sono! Ciao a tutti quanti! Oh oh! Chi arriva? Mi dispiace, ma non partirete! Ancora? Stavolta non sarò sconfitto! Preparatevi! Cosa o no? Il countdown è già partito! E esce fuori Four, che però era stata distrutta, però va bene lo stesso. Li terrò occupati! Presto, andate! Ehi! Four, non farlo! È tardi, è troppo tardi, anche se ora venisse non potremmo aspettarla. Cosa dici? Non ti importa di lei? Ricevo un messaggio da Anken, dice che sta inviando rinforzi. Forre rischia la vita per farci partire. Vanifichiamo così i suoi sacrifici? Io non... Countdown, 5, 4, 3, 2, 1... Lift off, go! Finale così. E quindi questo è successo adesso. Abbiamo perso 3 robot, perché abbiamo perso Boss, Sidebuster e lo Psycho Gundam. Abbiamo abbastanza soldi per recuperarci un po' di gente. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Cosa succederà? Partiremo per lo spazio finalmente? Credo proprio di sì, perché abbiamo visto il countdown. Quindi vedremo la nuova mappa lunare e delle zone, insomma, intorno alla Terra, nello spazio, nel prossimo episodio di questo Let's Play Super Robot Wars 2. Io sono Ace Brave, grazie ancora della visione. Namaste, be brave.